tra la mattina di venerdì e la sera di domenica, la polizia locale di Sassari ha controllato oltre 600 persone, anche davanti agli istituti scolastici, e 50 locali in tutto il territorio comunale per assicurare il rispetto delle norme di contrasto al coronavirus. Quasi tutti erano in regola e anche particolarmente sensibili alla situazione, attenti all'uso delle mascherine e a mantenere le distanze interpersonali, così come numerosi esercizi controllati che hanno rispettato le regole, consci dell'importanza che ciò rappresenta per l'intera collettività. Sono stati però sanzionati due locali, uno in Corso Vittorio Emanuele e uno nella zona di Predaniedda. Il primo, a l'una di notte, continuava a cucinare e somministrare alimenti agli avventori presenti, mentre il secondo alle due era ancora aperto con intrattenimenti musicali e clienti all'interno. Per quest'ultimo è scattata la doppia sanzione per le due differenti violazioni e seguirà la misura accessoria della chiusura del locale per alcuni giorni. La O di Sassari ha attivato ieri sera l'ala di clinica medica a supporto dei reparti Covid per ospitare i primi 9 pazienti guariti clinicamente. Una decisione questa presa in accordo con l'assessorato regionale della sanità che deriva dall'inasprirsi della situazione pandemica. Nella giornata di ieri, infatti, è stato registrato in pronto soccorso un elevato accesso di pazienti positivi che necessitavano di un ricovero nei reparti dedicati. Oggi, intanto, anche per ridurre la pressione sul sistema ospedaliero cittadino, sono previsti gli spostamenti dei primi 6 pazienti al Policlinico Sassarese, quindi progressivamente di altri che si renderanno necessari. Ulteriori spostamenti potranno essere previsti già in settimana anche verso il Mater Olbia. La O infine sta lavorando per l'attivazione in tempi brevi di ulteriori posti letto, 9 quelli previsti nel reparto di patologia medica. Anche in questo caso i posti letto saranno a supporto dei reparti Covid per ospitare i pazienti guariti clinicamente, dimissibili ma che non hanno più bisogno di ospedalizzazione e che ancora non hanno trovato una collocazione nelle strutture territoriali pubbliche o private, nelle proprie abitazioni o negli hotel Covid di prossima attivazione. Ci troviamo qua in una via che si chiama Via Organari e che parte dal Corso e arriva all'interno di San Donato. E mi ha incuriosito un angolo particolare perché ho conosciuto il signor Ventura Solinas, che non è mio parente, però è un artigiano finito, al quale abbiamo chiesto come crea il suo prodotto, ma mi ha fatto conoscere questo angolino. E il consigliere Paolopoli, che è ormai diventato un cultore della cultura sassarese, dell'arte sassarese. Ma Chico, un cultore. Io sono nato in centro storico, conosco il centro storico, lo frequento, ci passo ogni giorno e lo frequento pure. Dunque, però non mi ero mai accorto di questo artista, perché questo signore è un artista, è un grandissimo artigiano. Guardate qua cosa produce. L'altro giorno ho comprato un cestino e ora ne ho preso un altro, perché è un onore, vi dico amici, è un onore comprare il cestino da questo bravissimo artigiano. Quindi se volete acquistare questi pezzi rari, unici e fatti rigorosamente a mano, qua non ci sono macchinari, plotter che fanno le cose in serie, qua c'è l'unica serie che c'è, è la mano umana di questo signor Ventura che lo produce. Voglio aggiungere, giovani, ragazzi, imparate i mestieri, questi sono i veri mestieri, imparate i mestieri, perché ahimè, il signore è molto anziano e vorremmo che continuasse qualcun altro a fare queste belle cose. Grazie Peppino, salutiamo il signor Ventura che si sta accingendo ad andare a fare la pausa pranzo. Come si chiama esattamente questo cesto in sassarese? Cestino in italiano. Cugnuru in sassariso, coinzolu in sardo. Ma li produce lei questi? Sì. Come vengono fatti? Col giunco? No, non col giunco. Olivastro, olmo e canne spaccate a coltello. E quanto tempo impiega a farli? Per un cestino di quella portata lì ci vogliono 5 ore di lavoro. Che valore ha un cestino come questo? 20 euro io li do quelli. Mentre invece questo grande così, questo è, non ci vuole 5 ore, ce ne vogliono 7 o 8. E questo le vendo 35, questo, e 30 quell'altro qua. Ma chi gli ha insegnato quest'arte?
lo stavo insegnando a mio nipote, ma poi mio nipote è andato a studiare scuole un pochino più importanti e non ha avuto più tempo, adesso sta lavorando e quindi... Ma lei chi gliel'ha insegnato? Io ho visto a mio padre e due miei fratelli più grandi. Quindi si è portato questa tradizione fino da grande? Sono più di 70 anni che li faccio, come mi pare che gliel'avevo detto anche a lui. E quanti modelli ne fa? Ma ce n'è anche altro dentro, se per quello. Così fa che non mi so, mi pare mi sono dimenticato di farlo vedere anche a me. Guardi un modello particolare. Vedi, questa è una... In sardo si chiama pontina. E serve per mettere biancheria. Un tempo ci mettevano i fichi secchi dentro. E mio padre a casa mia, a casa sua, li faceva proprio apposta per mettere i fichi secchi. Ma non a questo livello, in maniera molto più grezza. Io li faccio rifiniti, perfetti per tutto quello che serve. Ma lei come fa a far conoscere il suo prodotto? In quale maniera? Nulla. Viene qualcuno che quando ci viene e lo prende. Se non ci viene, salute. Questo è già prenotato, lo devo dare lunedì. Allora, lo diciamo noi. Chiunque fosse interessato a questo tipo di arte, anche per il proprio ristorante, sì, che è molto tradizionale come prodotto, giusto? Lei è il signor? Solinas di cognome, Ventura di nome. Ah, ok. Anche io sono un Solinas, eh? Ah, perfetto, allora siamo proprio... non credo parenti, perché... I Solina sono infiniti, se non sono in tanti, quindi comunque. Ma non si sa mai. La continuiamo il nostro giro, andiamo a vedere. E questo che cos'è? Questo che vediamo? Questo è quel materiale che serve. Questo è l'olivastro e questo è olmo. In mezzo all'olivastro ho trovato anche questo lentischio che era discretino in mezzo in un olivetto che più che altro quello le dà fastidio al padrone dell'olivetto, perché quel lentischio è invadente. Va a disturbare gli alberi che devono dare la frutta. La salutiamo? Con piacere, quando volete, noi siamo qua. Va bene, bene. Questo è il materiale di scarto, del materiale. Il materiale di scarto, quindi anche molto ordinato nel fare, lascia tutto pulito. Continuiamo il nostro giro, ragazzi, seguiteci perché ne vedremo delle belle in questa Sassari vecchia che mi sta tanto nel cuore. Venite con me. La cipollina o aglio selvatico cresce spontaneamente anche nei terreni umidi e calcari della Sardegna. Appartiene alla famiglia delle aliacee, è una piccola pianta aromatica e perenne e bulbosa, può essere coltivata e tende a formare grandi cespugli. Si sviluppa da piccoli bulbi, in cespi di lunghi fusti arrotondati e cavi, alti circa 25 cm. In primavera e in estate produce dei bei fiori simili a quelli del trifoglio ed è un'attraente pianta da bordatura. In inverno le piante muoiono, specialmente con le bassissime temperature, se non sono coperte almeno con un po' di paglia. Dell'erba cipollina si usano le foglie, fragranti e croccanti, che si possono raccogliere tutto l'anno, recidendole alla base. Si consumano fresche, purché non si facciano seccare per evitare di perdere tutte le proprietà nutritive, oltre che il sapore. L'erba cipollina è ricca di vitamina C, fosforo e potassio, ha proprietà depurative e antisettiche, oltre che cardiotoniche e stimolanti per l'idratazione sanguigna, molto utili per il cuore. Gli antichi romani la usavano come rimedio contro le calvizie. Gli oli essenziali contenuti nell'erba cipollina hanno proprietà espettoranti e grazie alle sue proprietà lassative, l'erba cipollina aiuta a combattere la stitichezza. Dell'erba cipollina si possono consumare anche i fiori, che hanno un sapore simile a quello della cipolla, e possono arricchire un'insalata mista dando anche un tocco decorativo. Le foglie possono essere usate nel soffritto al posto della cipolla e sono molto più digeribili. L'erba cipollina è conosciuta come pianta aromatica sin dall'antica Grecia, ma anche nei tempi attuali viene considerata una delle erbe aromatiche più coltivate e utilizzate in cucina per insaporire formaggi,
uova, carne, pesce, sughi, minestre, omelette, insalate, patate e zuppe. È ottima anche cruda in insalata. Quando si utilizza sui cibi caldi, l'erba cipollina va aggiunta sempre all'ultimo momento, in modo da non farle perdere croccantezza e qualità nutritive. Molto prelibata, si è usata per legare e insaporire involtini di melanzane o per preparare l'insalata di fiori di erba cipollina con patate e uova sode. L'erba cipollina si può utilizzare per la creazione di tutte quelle ricette che richiedono l'uso della cipolla cruda. Ha un gusto più delicato, ma comunque saporito. Inoltre, l'erba cipollina aggiunge il sapore a un piatto senza aggiungere calorie, grassi o sale extra. Gli elementi contenuti nell'erba cipollina aiutano a preservare la vista, riducono lo stress ossidativo degli occhi e rallentano il progredire della cataratta. L'erba cipollina possiede proprietà antimicrobiche, antibatteriche, antivirali, diuretica e depurative, antiossidanti ed è un ottimo rimedio contro la pressione alta. Viene usata anche come cicatrizzante e come antiscorbuto. Terzo pareggio nelle prime quattro partite per il Sassari Calcio Latte Dolce, che al Basilio Canu di Sennori impatta per 2-2 con l'insieme Formia, capolista del girone insieme al Monterosi. I sassaresi, nonostante il pareggio, rimangono comunque a meno 7 dalla vetta in virtù della sconfitta del Latina, che è stata battuta per 2-1 dal Cassino. I ragazzi di Mister Udassi nelle prime quattro giornate hanno ottenuto 3 punti, frutto di 3 pareggi contro Arzachena, Muravera e per l'appunto Formia, e una sconfitta contro il Monterosi. Un inizio di campionato non certamente positivo per una squadra che vorrebbe compiere il salto nel calcio professionistico e che presenta una rosa di tutto rispetto, con giocatori del calibro di Stefano Guberti. Nel match di sabato i biancocelesti trovano subito il gol del vantaggio al quinto minuto con Scotto, cross di Piga, velo di Roberti che mette fuori tempo l'estremo difensore Capogna. Il portiere della compagine laziale respinge sui piedi di Scotto che a porta sguarnita insacca il gol dell'1-0. Al 19esimo ci riprova Scotto, ma la conclusione del centravanti ex Mantova termina di poco alta. 2 minuti più tardi gli ospiti beneficiano di un calcio di rigore che Gomez Walker realizza seppur con qualche rischio. Il Latte Dolce sembra accusare il colpo e prima il Formia va solo vicino al gol colpendo una traversa, poi trova il raddoppio alla mezz'ora. Calcia Zonfrilli, Urbietis respinge sui piedi di Gomez Walker che realizza così la doppietta personale. I sassaresi, a differenza di quanto successo dopo il gol del pareggio, non si scompongono e su un calcio d'angolo battuto da Scotto si avventa Antonelli che firma il pareggio del 2-2 al 38esimo. A 4 minuti dalla fine del primo tempo, errore della difesa laziale, Scotto ha l'opportunità di firmare il 3-2 ma calcia male e la palla termina alta. Nel secondo tempo, al 49esimo, dopo una serie di batti e ribatti, il Formia va vicino al gol ma Urbietis salva sulla linea. Sulla ripartenza Marcangeli si ritrova tu per tu contro Capogna, ma l'estremo difensore laziale respinge la conclusione. Per tutto il secondo tempo nessuna delle due squadre riesce a creare occasioni degne di nota, nonostante una leggera prevalenza territoriale degli ospiti che non riescono però a rendersi effettivamente pericolosi. Il match termina così sul 2-2 e l'appuntamento con la vittoria per il Latte Dolce è ulteriormente rimandato. Nel prossimo turno i sassaresi sfideranno in trasferta la Via Artena, che nelle prime 4 giornate ha totalizzato 6 punti, frutto di 2 vittorie e 2 sconfitte. Noi vini soltanti una vetta reda navaraisci così hanno fatto e hanno zicato a una in tutta la città e tutti i bucarotti sono più pari a noi thank you.
una coppetta o una medaglia, su di fazioni a farsi vide. Se tu scrivi a tuo figliolo e curusacu a varacurri, se vinci questa gara diventerà più bucaro tu di te. Siamo giunti a chissà vecchia passicunici, se un sassaresu non si riteni un bucaro tu come te voi, è meglio chi no vi vecchia e non si fa vedia più. Bonus idrico emergenza Covid-19, l'ente di governo dell'ambito della Sardegna eroga un rimborso tariffario straordinario per gli utenti del servizio idrico integrato gestito da Abanoa che versano in condizioni socio-economiche disagiate a causa dell'applicazione delle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. Regolamento e moduli sul sito www.bonusacqua.it oppure presso il comune di residenza. Il nuovo video di Pietro Sanna, Aio Amari, è disponibile su tutti i social e sulla nostra emittente tutti i giorni. Performa Confcommercio Sardegna presenta il corso di barman dal 2 al 14 novembre 2020 presso le sedi della Confcommercio. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza. In onda sulla nostra emittente il lunedì e il venerdì alle 16 e alle 18.30. Il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito serality.angioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itianjoy Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itianjoyss@gmail.com. TG Informazione d'approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre.